Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano il Monte dei Paschi di Siena e il futuro, se ne è discusso a lungo all'interno dell'aula di Palazzo del Pegaso con l'intervento anche del governatore della Toscana Eugenio Giani. È stata approvata una risoluzione che mira a salvaguardare proprio il futuro dell'Istituto di Credito Senese. Tutti i dettagli di quanto avvenuto in Consiglio. Prolungare la presenza dello Stato nel capitale della banca Monte dei Paschi, rinviarne la privatizzazione, salvaguardarne l'occupazione, il marchio e il cuore direzionale a Siena è quanto chiede la risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale dopo la comunicazione sul futuro della banca da parte del governatore Eugenio Giani. L'Assemblea Toscana ha condiviso il testo che impegna la Giunta regionale a proseguire il confronto istituzionale con il governo a difesa del credito e del risparmio in Toscana, alla ricerca delle migliori soluzioni possibili per garantire futuro solido all'Istituto di Credito, a valutare, qualora possibile, il prolungamento del mantenimento della partecipazione pubblica nel capitale della banca con il rinvio della privatizzazione, un'ulteriore proroga della norma sul Golden Power, a rimarcare nell'interlocuzione con il governo alcune azioni fondamentali per la banca e per il territorio, ovvero la salvaguardia del marchio MPS, la tutela delle professionalità interne, la salvaguardia dell'occupazione e la permanenza del cuore direzionale della banca a Siena. Chiediamo allo Stato tempo. Tempo perché mi sembra che tanti compiti sono stati già fatti, bisogna dirci la verità. La redditività operativa ancora è bassa perché il passato, quello che hanno potuto fare, lo stanno facendo. Oramai abbiamo questo. Purtroppo abbiamo il problema del personale. Perché? Perché tutte le banche hanno tagliato. Monte dei Paschi non l'ha fatto e quindi ancora questa redditività operativa che non funziona. Quindi diamogli tempo, il piano c'è, mi sembra che è un piano realistico, certo non raccontano sogni, se l'avete letto, dicono quello che sono e quindi cerchiamo di tagliare, io direi anche di fare qualche dismissione perché l'hanno fatto tutti i sistemi bancari, tutte le banche l'hanno fatto per salvare il salvabile, perché una fusione vuol dire chiudere il Monte dei Paschi, l'abbiamo visto, è la storia di tutte le casse di risparmio. Siamo fiduciosi intanto che il Presidente del Consiglio possa dare un impulso diverso a quello che è il valore della banca anche sul territorio, anche per la tutela dei 20.000 posti di lavoro, perché circa 7.000 li abbiamo già perduti. C'è una valenza ovviamente anche del mantenimento della sede dirigenziale nella città di Siena. C'è chiaramente il valore del brand Monte dei Paschi, sono tutti argomenti che dipendono anche dall'azione che noi riusciamo a fare dalla regione e dal territorio nei confronti dello Stato. Quindi è vero anche che stiamo vivendo una situazione in cui la politica deve fare un passo in avanti, deve fare un passo concreto, deve sicuramente il Presidente Giani insieme appunto a tutti gli enti del territorio e insieme a tutto il Consiglio cercare di far capire che la politica deve ritrovare il suo primato e essere la guida vera delle scelte anche nel merito del Monte dei Paschi. Monte dei Paschi è la principale azienda della Toscana, è l'azienda più antica bancaria oggi ancora esistente nel nostro paese, deve essere ambiziosa. Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana. L'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia. Per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il governo deve fare la propria parte.
Il governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Chiediamo di assumersela facendo in modo che dipendenti, marchio e storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda il centro Montepaschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia. Non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro. Quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva, diciamo, il dossier Montepaschi, rafforzando questa storia, dandole ambizione e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita, di rafforzamento e di consolidamento. Approvate dal Consiglio regionale della Toscana anche due risoluzioni all'unanimità che riguardano lo stato economico della crisi Covid per la nostra regione e alcune delle categorie tra le più colpite, come poter accedere ai ristori per famiglie e aziende. Due risoluzioni approvate dal Consiglio regionale all'unanimità definiscono dettagliatamente la priorità per indirizzare i ristori alle aziende e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi causata dalla pandemia. Si tratta di linee di indirizzo che saranno utili anche al lavoro della Giunta regionale, spiega Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico, nella quale è stato svolto il corposo lavoro di raccolta delle tante mozioni presentate dai vari gruppi consiliari, per presentare una sintesi, nella consapevolezza che il governo si occupa dei ristori e la regione prova ad occuparsi della ripartenza. Abbiamo cercato di impostare un ragionamento generale su tutte le possibili fonti di finanziamento, dividendo in due la parte dei ristori che spetta principalmente al governo e la parte della ripartenza che spetta prevalentemente alla regione. Nel secondo atto abbiamo invece cercato di individuare, facendo un grande lavoro con tutte le mozioni che erano arrivate nello scorso Consiglio, le categorie che hanno sofferto di più. L'idea era proprio quella di riuscire a fare un lavoro che andasse a dare una mano alle aziende, le imprese, le piccolissime imprese che non avevano avuto nessun tipo di ristoro. E quindi la Regione, con i finanziamenti, 19 milioni e mezzo del Governo che abbiamo avuto a dicembre, avendo avuto un avanzo di circa 8 milioni, ha dato un indirizzo forte alla Giunta, condiviso con l'assessore, che è quello di partire a dare questi aiuti a coloro che siano rimasti fuori, principalmente i ristoratori e tutta la filiera del turismo. Questa necessità nasce ovviamente dalla volontà condivisa, anche a dimostrazione che ogni tanto si può anche lavorare insieme, di riportare in commissione alcune mozioni di tutti i partiti che riguardavano tutte quelle aziende e quelle attività che hanno bisogno e che hanno subito grossi danni nel periodo della pandemia. Siamo riusciti a portare tramite un nostro atto la riformulazione di quel bando per i ristoratori, per i bar, che prevedeva il calo del fatturato di almeno il 40% per poter accedere. L'abbiamo spostato al 30% proprio per consentire a questa categoria, a queste categorie che sono tra le più pesantemente colpite, di poter ricevere qualche aiuto anche dalla Regione. Noi come Forza Italia siamo partiti da un punto fermo però su quel decreto ristori, che erano stati stanziati dei milioni di euro per l'Horeca, cioè per la ristorazione, per la somministrazione, per la ristorazione, per i bar, per tutta una filiera che riguardava appunto l'Horeca. Quei soldi lì devono rimanere in quel comparto. Poi abbiamo chiesto che il governo stanzi ulteriori risorse per aiutare alcuni comparti che sono estremamente colpiti, che non sono stati tenuti in considerazione dalla Regione, che hanno avuto pochissimo dallo Stato e quindi abbiamo bisogno di mettere un'iniezione di denaro fresco nelle casse delle nostre aziende. Penso ai tassisti, penso agli ambulanti, penso ai mercati fieristi, penso agli alberghi, penso a tutto ciò che ruota intorno al turismo. E mi sento di dire, l'ho detto anche in aula, che la Toscana non è tutto uguale. Noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità anche nella gestione delle risorse e soprattutto come spendiamo le risorse e a chi le diamo. Ci siamo accorti che c'erano tantissime mozioni fatte da tante forze politiche, quasi tutte, per sollecitare ristori per tutte quelle categorie che erano state escluse. Nello scorso Consiglio regionale era stato fatta la proposta di unificarla in un atto unico, è stato fatto tutto ciò in commissione, in seconda commissione sviluppo economico, e oggi siamo arrivati alla votazione in aula di un atto congiunto che ha raccolto tutte queste proposte, perché andavano
In tutti i campi. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle siamo riusciti a far inserire anche un contributo per le scuole di lingua e cultura italiana, che sono in particolare sofferenza proprio perché mancano gli studenti, ovviamente. Sostanzialmente chiedevamo anche di poter reimpiegare quelle risorse che dai bandi sono sempre residuali, facendo in modo e maniera che i limiti di fatturato sotto i quali arrivare a far domanda potessero scendere dal 40 al 30% per quanto riguarda il mondo della ristorazione. C'è poi un impegno preciso affinché la nostra regione, la conferenza Stato-Regioni, tenga conto per quello che riguarda il ristori quinques di ricordarsi di tutte quelle categorie che fino ad oggi sono rimaste al di fuori sostanzialmente del mondo dei ristori. E al tempo stesso fare in modo e maniera che fra queste categorie, quelle che sono legate alla filiera del turismo, che nella nostra regione assumono diciamo, una importanza fondamentale per quanto riguarda la nostra economia, potessero appunto riprendersi sostanzialmente da tutti quei tipi di ristori che precedentemente non hanno potuto incontrare. Parliamo anche dello SPID, l'unico codice di accesso che permette di usufruire dei servizi della pubblica amministrazione, perché potrà essere rilasciato anche dagli uffici del Consiglio regionale della Toscana. È stato fatto il punto della situazione proprio con il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e con l'assessore regionale Stefano Ciuoff. Dopo una fase di sperimentazione interna, gli uffici in relazione con il pubblico, le URP della Regione, del Consiglio regionale e alcuni sportelli del Servizio Sanitario regionale e dei comuni saranno aperti al pubblico per il rilascio delle credenziali SPID, che dallo scorso 28 febbraio è l'unico codice di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. I cittadini potranno rivolgersi allo sportello URP della Regione in via di Novoli o a quello del Consiglio regionale in via Cavour, entrambi a Firenze, oppure i CUP delle ASL del proprio territorio. Per usufruire del servizio, data l'emergenza Covid, sarà obbligatoria la prenotazione telefonica. La digitalizzazione diverrà lo strumento più efficace, realisticamente percorribile per semplificare il rapporto fra cittadini e istituzioni. E per essere un legame vero e dinamico con il mondo delle imprese. L'identità digitale che lo SPID mette a disposizione fa piazza pulita delle varie codici di accesso, delle varie identità, delle troppe differenze con le quali le pubbliche amministrazioni si relazionano con i cittadini. Dal mese di febbraio, 28 febbraio, non è più possibile attribuire alcun codice identificativo diverso dallo SPID e entro il mese prossimo di settembre questa transizione dovrà essere compiuta. Chiudiamo parlando del nuovo premio istituito dal Consiglio regionale, Le Ali del Pegaso, un riconoscimento che andrà agli under 35 della Toscana che si sono contraddistinti durante l'anno in svariati ambiti. Una nuova onorificenza dal titolo Le Ali del Pegaso, destinata ai giovani sotto ai 35 anni che si distinguono in qualsiasi campo, dalla politica allo sport, dalla scienza alla cultura. Il riconoscimento è stato istituito dal Consiglio regionale, che ha approvato una proposta di deliberazione e di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza. Il premio consiste nella riproduzione in marmo, oro e cuoio delle ali del Pegaso, simbolo della Toscana, con una targhetta riportante la dicitura Consiglio regionale, il nome del destinatario e la data di conferimento. È un'idea che mi è venuta non appena sono stato eletto presidente del Consiglio regionale, quello di cercare di raccontare le storie migliori dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, dandogli un riconoscimento, il simbolo della Toscana che guarda al futuro. Le ali del nostro Pegaso sono esattamente il segno della Toscana che vuole ripartire, che vuole rialzare lo sguardo. E quale modo migliore se non premiare i nostri ragazzi che eccellono nella cultura, nello sport, nella ricerca, dandogli anche la possibilità di saper raccontare una terra che non è solamente una terra inclusiva, ma anche una terra che offre tante opportunità a chi è nato in Toscana, ma anche chi in Toscana ha deciso di venirci a studiare, di venire qui a mettere la propria famiglia. E allora a ognuno di loro noi vogliamo
dire che c'è speranza e opportunità. Questa è l'idea con cui noi vogliamo premiare i migliori ragazzi under 35, ragazzi e ragazze under 35 della Toscana. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre seguire anche online le notizie e le attività del Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.